Buongiorno a tutti e bentornati su Polignani Live. Questa mattina, per i bellissimi di Polignani, avremo... Dopo la diretta, non dimenticate di recuperare tutti i nostri video e le nostre dirette e ricordate che l'appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 11. Buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti e bentornati sui bellissimi di Polignani. Ormai dire bellissimi sono quasi forzato, perché tanto basta guardare le presenze e è già detto, capito? È già dichiarato. Ti sei salvato, perché come eri iniziato... Siamo bellissimi, però... Era lì il giochetto, no? Creare il twist finale sulla frase. Tu conosci bene queste tecniche, quindi... Sì, e poi anche mia madre dice che io sono il più bello di tutti, quindi in realtà avresti detto una bugia. Ciao Frecht, benvenuto qui sui bellissimi di Polignani. Allora, con te oggi parleremo di una cosa molto 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 bella che tocca entrambi noi, entrambi i nostri cuori, ed è la graphic novel, giusto? Si chiama così, vero? No, e parleremo perché questa cosa mi triggera tantissimo. Quindi, preferisci chiamarlo bande dessinée, allora, come l'Encal qua vicino, giusto? Si può dire, se vogliamo fare i profumati, non ho il calice, con la tazza, ecco, mi sono macchiato. C'è una bella bottiglia di plastica, mi sono macchiato. Spero che sia caffè. E te? Ah, vabbè, dai. No, perché sennò se era caffè era proprio il classico cliché. Della macchia di caffè prima della riunione di lavoro, eccetera. Quindi. No, ma questo è cliché dello scrittore tutto sporco che vive nel torbido mentre scrive. Nel suo studiolo. Allora, Francesco Carlo, posso chiamarti Francesco, vero? Sì, non ti preoccupare. Dicevo, benvenuto. E tu sei qui, appunto, innanzitutto perché sei un amico ed è molto onorevole per me poter insomma farci una chiacchierata per un'oretta insieme. E poi perché sei specializzato in qualcosa che di solito viene cucito nella figura dell'illustratore, cioè nell'ambito del fumetto. Il fumettista, tendenzialmente, non parliamo di fumetti americani, no, però parliamo di un zero calcare, che ne so io, scrive, disegna, oppure adesso parliamo dei nostri, spesso accade la stessa cosa, a parte con Barba Scura, che lui ha scritto e Bob Ampezov l'ha illustrato, o con Dick Leiby, che adesso sta scrivendo e Bob Ampezov sta disegnando. Però c'è una figura che è lo sceneggiatore, cioè qualcuno che inventa proprio le storie, ne conosce le dinamiche, conosce le strutture su come si scrive un racconto. In questo caso qui un racconto per immagini e testi in forma di balloon, piuttosto che invece di ambiente, eccetera. Parlaci un po' di che significa fare lo sceneggiatore di fumetti, scrivere un fumetto. Allora, io sto già parlando delle cose che non mi piacciono, così partiamo bene, guarda, facciamo finta di essere il lamentone. Poi, comunque volevo dire a Gerico, mi spiace, ma questo è il Frecht estivo senza barba, perché molti di... adesso la gente sta dicendo chi cavolo è questo qui. È la versione estiva senza barba, tornerà a ottobre, grande hype per la barba. Esatto. Comunque dicevo, c'è una questione importante, c'è questo termine che io odio, che si usa in Italia, che si chiama autore completo, quando uno disegna e scrive i propri fumetti. Allora, io non mi sento incompleto, mi piace più il termine autore unico, se uno fa tutto quanto, in America si dice cartoonist, quando fa entrambe, scusate, mi sono meridionale, quindi ogni tanto avrete delle D a posto delle T, però scrivo bene, e quindi secondo me è molto più comodo dire autore completo. Però non è bello, perché se mettetevi nei miei panni, mettete che io sto qua tranquillo e ve leggo l'autore completo, perché comunque noi facciamo un prodotto finito, che è una sceneggiatura, che va in pasto al disegnatore, e anzi, vi dirò di più, lo sceneggiatore di fumetti è anche regista, perché chi come me, che è un rompiscatole, fa direttamente il Word con la divisione della gabbia. Per chi non lo sapesse, la gabbia è come una pagina, la tavola, è divisa in vignette, ok?
ma non solo, dice anche l'inquadratura all'interno della vignetta. Diciamo che il disegnatore è come se fosse l'attore, che dice: guarda, io la scena è inquadratura dall'alto, tizio risponde male a un altro tizio, come me la faresti tu? Sembra proprio, immaginatevi Boris, come me la fai? E il disegnatore te la fa. E quindi è come un matrimonio, bisogna trovarsi, perché lo sceneggiatore deve capire quali sono le inquadrature, le sceneggiature, le azioni migliori da far fare ai personaggi disegnati dal disegnatore, e il disegnatore deve essere l'attore giusto al momento giusto. Immaginatevi l'Amleto fatto da Steven Seagal, non ci starebbe. Immaginatevi un disegnatore comico che fa un fumetto drammatico, cioè io... Ma anche se ne parleremo di questa cosa, degli stili, delle robe. Io, guarda, ho fatto proprio i compiti a casa, ragazzi, guardate, ho fatto proprio uno schemino per evitare di sembrare uno che fa discorsi a, come dicono gli inglesi, alla Dick of Dog. Prima di tutto, che cos'è il fumetto, ci verrebbe da dire. Cos'è il fumetto? Perché il fumetto... Allora, il fumetto in Italia, che l'Italia, vorrei dire prima di tutto, che è il quarto paese al mondo che legge più fumetti, quindi in realtà noi siamo un gran paese di fumettisti. Su quanti? Su quattro. Su 170. Sai che pensavo tu mi stessi chiedendo quante nazioni ci sono, ti stavo guardando di tutta ponderata alla Trivial Pursuit proprio. È che ho girato la domanda e mi è uscita fuori questa, ho la schedina delle domande. Madonna, è veramente... È veramente, mi ha messo in imbarazzo da subito. Questo è il bello della diretta. Ma prima di tutto, che cos'è il fumetto? Allora, una volta il fumetto in Italia era il fumetto popolare, cioè nel senso che costava poco, te lo compravi, usa e getta, tant'è che Diabolik l'ha fatto proprio a quadratini, proprio per mettertelo in tasca, portartelo in giro, e una volta letto lo buttavi. Infatti poi è nato anche il formato Bonellide, che è quello da 96 pagine, tante pagine, però di qualità... lo saprai, la qualità della carta, della stampa, non è il massimo. Certo, certo. Perché era proprio usa e getta, perché una volta tu non potevi andare al cinema. Il cinema costava e il fumetto era quel qualcosa che costava di meno. Infatti, ricordiamoci, uno dei grandi successi di Landog, a parte che è stato scritto benissimo da Tiziano Sclavi, prendeva molto del cinema. Cioè, molto spesso noi vedevamo proprio le trame dei film horror riadattati a Dylan Dog. Poi Dylan Dog è un personaggio che, per fortuna, è stato scritto meravigliosamente, perché è un personaggio che non fa niente, è uno spettatore. Mm. Siamo noi Dylan Dog. Dylan Dog molto spesso nelle storie non fa un cavolo e si risolvono da sole. Chi è Dylan Dog? L'empatia, il personaggio empatico che assiste alla storia e cerca di capire come dare una mano oppure no. Infatti un investigatore dell'incubo che non sa nulla di esoterismo, cioè di... dice: guarda, io ci credo a quello che mi dici, mi stai simpatico, indaghiamo, vediamo che succede. Però che cosa succedeva? Tu leggevi il fumetto perché non potevi andarti a vedere Terminator. Io mi ricordo ancora uno dei primi di Landog, era proprio la trama di Terminator, era l'uccisore, non mi ricordo come si chiamava. Ok. E quindi tu avevi, infatti vediamo un attimo le vignette dei fumetti Bonellide, sono vignette della stessa dimensione. Sì, perché certo. Questo? Perché voleva ricordare un po' lo schermo della televisione, in modo che l'inquadratura è fissa. Noi eravamo già abituati al media cinema, e abituati al media cinema avevamo già facilità nel leggere qualcosa. Cioè, una vignetta non era molto complicata, anzi, quando le vignette avevano una gabbia strana, cioè, ricordo la composizione delle vignette, c'era la freccettina, proprio ti diceva: guarda che tu devi leggere dopo questa qui e dopo quest'altra, proprio perché... Sì. Che poi c'è un discorso anche di ordine tipografico, nel senso che se tu delle committenze, parliamo degli anni che furono, adesso proprio faccio anche col digitale, però ai tempi che furono, ti devo dare una tavola, dopo ci vanno delle impaginazioni, ci vanno delle trasmissioni sui macchinari, diciamo, a stampa tipografica ad alta tiratura, eccetera, eccetera, più il discorso è standardizzato e più diventa agile. Se uno inizia a fare le tavole come cavolo vuole, e quando arrivo in redazione voglio vedere a comporle. Ma infatti che succede? Molti autori fanno le vignette separate e poi le appiccicano. Mi ricordo che Plazzi, l'editor di Ortolani, durante una discussione diceva che Ortolani faceva le vignette a terra, cioè lui le ordinava a terra e cercava di dargli un ordine e poi le mandava tipo tutte appaccottate a Plazzi così. E quindi diceva che si metteva lì che giocherellava con le vignette. Però che succede? Una volta era questo il fumetto in Italia, perché poi negli altri paesi ha fatto un'altra strada, ha tutto un altro, come tipo, come posso dire, un altro blasone, ok? Sì. Però è sempre stato il cugino povero del cinema. Però che è successo? Di recente il cinema è diventato di tutte le tasche. Vediamo Netflix, vediamo Amazon Prime, con 4-5 euro tu ti puoi vedere tutto quello che vuoi. Ora, con 5 euro ti prendi un comic americano di 48 pagine.
Quindi è diventato il contrario, il fumetto è diventato un bene di lusso, certo. E invece il cinema è diventato qualcosa di bam, che costa pochissimo e è alla portata di tutti. Quindi che cos'è che deve fare adesso il fumetto? Secondo me non può più essere, non può più rincorrere il cinema, rincorrere il media cinema, ma deve esplorare il proprio media per capire quello che può dare in più rispetto al cinema, in modo da dire, sta storia la posso soltanto leggere come fumetto, vorrei proprio un fumetto in questo momento perché mi può dare questo rispetto ad altri media. Perché pensiamo alla versione di Barney, che è un libro bellissimo, come libro è perfetto, perché il media libro si va proprio a calzare a pennello su questa storia. Per chi non la conoscesse, la versione di Barney è una storia che parla di Alzheimer, quindi vediamo un personaggio che cerca di ricordare, quando sbaglia abbiamo l'asterisco e sotto il no, non è vero, tipo c'è il personaggio che ricorda, mi ricordo ancora quando nel 60 c'era la TV a colori, asterisco, non è vero, la TV a colori è... E quindi questa cosa può soltanto essere fatta all'interno di un libro. È uscito il film della versione di Barney, è una bella storia, ma non è il capolavoro che è sul libro. Quindi io sono contro quelli che dicono il libro è meglio. Il libro è meglio, dipende. Quindi, e così deve essere anche il fumetto. Il fumetto, certo, è meglio, dipende, perché ci sono cose che funzionano meglio. Di certo il fumetto è una regia mutuata dal cinema. Sì. Cioè quando tu descrivi una sceneggiatura... Aspetta, prima che facciamo il link col cinema a livello di sceneggiatura, ti chiedo piccola curiosità. Prego. Perché si chiama fumetto? Se non c'è una risposta oggettiva, secondo te? Allora, io posso dire cos'è per me il fumetto. Allora, anzi, e vorrei anche fare la discussione che forse il punto che volevi tu è la differenza con graphic novel. No, perché c'è graphic novel, bande dessinée, fumetto, non hanno un grosso legame. Anzi, ognuno parla, la chiave di lettura è completamente diversa rispetto agli altri. Perché comic quando è nato, stesso. Esatto, quando è nato il comic in America, per esempio, perché tutto quando nasce dai un'etichetta a qualcosa, prima di capire che un media è importante, tant'è che il fumetto, come dice Scott McCloud, è ancora giovane, nonostante abbia 100 anni, perché nessuno l'ha ancora esplorato. Infatti volevo farvi vedere anche alcune esplorazioni per farvi capire quello che può dare, però ognuno ha sempre dato l'etichetta di quello che in quel momento sembrava questo oggetto strano chiamato fumetto. Per esempio il comic è nato comic perché le prime strisce erano comiche, e poi vedremo che questo termine è stato la causa della nascita di graphic novel. Il fumetto in Italia è un nome diventato talmente brutto che si cerca di dire graphic novel per dargli un tono, quando tipo a un certo punto c'è stata adesso la pubblicità di un noto quotidiano che fa una collana di graphic novel e il titolo di recita quando il romanzo si fa fumetto, proprio a svilire il termine fumetto, come per dire che è così sporco che associamolo al romanzo, che è molto meglio. Quindi l'idea è che graphic novel è un termine nato per dare un tono a qualcosa che è fumetto, perché se pensiamo a cosa vuol dire graphic novel, perché cosa vuol dire graphic novel? Attualmente la graphic novel è un fumetto autoriale, che vuol dire autoriale, perché alla fine tutti i fumetti c'è un autore dietro, mi sembra brutto da dire autoriale, sembra quasi di profumato, non mi piace, ma è una storia che si conclude in un volume solo, quindi è una storia unica, che non è seriale, oppure se è seriale comunque può essere letta stand alone senza avere un background sulla storia precedente, e quindi uno si compra la graphic novel perché se lo compra solamente è differente da il fumetto seriale, che è un Spider-Man che se ti compri il numero 42 non capisci un cacchio e non saprai mai come va a finire. Ora, già questa definizione qui va contro il fumetto seriale, perché se pensiamo a fumetto seriale italiano, che ha una trama verticale, che vuol dire una trama verticale? Che è una che si consuma in un episodio barra in un volume. Tex, Dylan Dog hanno trame verticali, quindi anche se sono seriali potrebbero essere graphic novel. Ma com'è che è nato graphic novel? Tu lo sai questo termine così brutto? C'era un tizio chiamato Will Eisner, no? Uno qualunque, no? Che ha creato il fumetto moderno. Questo qui faceva un lavoro eccezionale su The Spirit. Lui stava su The Spirit, doveva fare 8 pagine a settimana, l'ha fatto per tanti anni. Lui doveva fare proprio scrivere, sceneggiarle e disegnarle, 8 pagine a settimana. Tant'è che poi ha fatto delle idee eccezionali, poi magari le vediamo. Ma a un certo punto è sparito. Non si è visto per 7 anni. Che fine ha fatto? Dov'è? Come Mina? A un certo punto, ciao, non ci sono più. Che cosa è successo a Will Eisner? È tornato anni dopo con una roba in mente. Dice, io voglio fare qualcosa di diverso. Io penso che le vignette, queste gabbie, mi stringono un pochettino. Vorrei esplorare qualcosa nel fumetto. E l'ha portato in mano, ce l'ha contratto con Dio. Però dice, io non posso andare in DC a dire, questo è un comic. Cioè, un comic serio. Mi pigliano per scemi. Allora è andato lì e ha fatto, zia, mi dici, signor Will Eisner, come va? Sono 8 anni che non la vedo, tutto a posto, guardi, sono stato via.
ho fatto questa questo robo, questa graphic novel. Interessante. Che cos'è questa graphic novel? Guardi, è tipo romanzo, però con le immagini, però non è che tipo un romanzo illustrato. Guardi qua, guardi qua. Bello, bello, mi piace la graphic novel. Ora, graphic novel, come abbiamo visto, è il termine che ho detto prima. Però la prima graphic novel, che è Contratto con Dio, è un fumetto a episodi. Quindi va contro la definizione che abbiamo creato. Graphic novel è quello che è stato una roba di marketing creata da Will Eisner per riuscire a piazzare qualcosa di serio in un mercato che non lo permetteva. Però scusami, sì. Se ti interrompo. Certo. In realtà può essere antipatico o non antipatico il termine graphic novel, ma di fatto chiamare in realtà fumetto quello che Eisner ha chiamato graphic novel sarebbe stato improprio. Cioè, se lui stesso no, perché ha determinato questa cosa lì qua, ha avuto un'etichetta diversa, perché noi abbiamo fumetto che ci poteva stare come termine, perché è generico. Loro avevano comic, che era comico, perché loro erano strisce. E torniamo al discorso di prima. Fumetto, come parola, secondo te, perché fumetto? Perché non fumone? Perché fumetto? Cosa vuol dire? Cioè, non ti sembra già... È un po', come si posso dire, cerca un attimo di svilire un pochettino la parola. È già una parola svilente, fumetto. Cioè, sembra quasi un qualcosina di non di insulso, però siamo lì. Però non penso che le abbiano dato i poteri forti. Credo che c'è stata una questione di... Anzi, le case editrici stesse all'epoca l'hanno inventato. Però quando tu parlavi di cinema, è una cosa che secondo me potrebbe tornare. Perché c'è un bel filone di studi che parla dell'unione energetica che stava al cinema e al teatro grazie al fumo, grazie all'aria che si respira. Cioè anche l'andare al cinema e fumare era qualcosa... diciamo per chi poteva appunto andarci, di unione, no? In qualche maniera, cioè è qualcosa, è come andare al bar, come mamma mia, se penso quando eravamo bambini, noi si poteva fumare al bar, andare al bar era una cappa di fumo. Mi ricordo benissimo. Però nel bene e nel male, e io sono più dalla parte del male, quella cappa di fumo crea nel fastidio che oggi potremmo identificare un'unione. Fumetto, a me sembra che possa anche richiamare quello, a parte chiaramente il balloon e il pensiero, che il fumetto è quello lì, quello grafico, questo è chiaro. Però mi piace pensare che ci sia questa atmosfera patinata di legame, no? Però le strutture di cui però stavi parlando, quindi la gabbia e appunto, come dire, i codici grafici che hanno impostato il fumetto all'epoca, se tu li rompi, è giusto dargli un nuovo nome. Che poi sia graphic novel o che sia cannuccia. No, non sono d'accordo, perché io penso prima di nuovo il cinema. Ok, il cinema raccoglie un sacco di genere. Prima il cinema era soltanto Buster Keaton muto che cadeva dentro le botole, ok? Poi sono nati, è nata la Nouvelle Vague, pensiamo anche al Dogma 95, tante regole nuove, tante regole per creare della grammatica nuova, ma il mezzo è quello lì. Il mezzo deve avere un unico nome, il cinema. Poi il cinema può raccogliere diversi generi o diversi manifesti, come ogni categoria artistica. L'arte ha diversi manifesti, sì, però sì. È arte. No, ma è una differenziazione però geografica, perché in altri paesi non si chiama cinema. Cioè, la differenza è quella, no. è quello che volevo dire all'inizio, cioè sì. Dire bande dessinée, comic, graphic novel e fumetto, secondo te vogliono dire la stessa cosa, ma semplicemente in maniera geograficamente differente, oppure codificano il libro illustrato in una maniera differente? Diversa. Il primo è fumetto popolare, il fumetto è una roba che costa poco, te lo porti a casa e non è più così. La graphic novel è stata una scelta di marketing per dare un tono e mettere in libreria i fumetti, far arrivare in libreria i fumetti, uscire da quelle sporche edicole piene di, cioè, e arrivare nel quartiere alto, tipo a Borghese della fumetta. Pensiamo un attimo a sta cosa. Bande dessinée invece, i francesi, sappiamo che loro devono per forza mettere i nomi francesi su tutto, però ci sta. Io quello che dico io è che, per esempio, come per esempio il comic, come il fumetto, è nato perché quando è arrivato questo mezzo in un paese, che poi può anche non essere un paese, ma può essere proprio un gruppo di persone, perché pensiamo all'America, i paesi sono diversi all'interno, quindi quando arriva qualcosa e si presenta con una veste, tu gli dai un nome. Noi abbiamo avuto il fumetto che si rifaceva al cinema, gli abbiamo dato nome fumetto.
I francesi hanno avuto il fumetto, scusate, il suo fumetto per me da un per certo, certo, il fumetto in America erano strisce comiche, allora chiamate comic perché facevano ridere. In Francia invece abbiamo avuto maestri del fumetto belga, è fantastico perché è stato, poi vedremo un attimo per quanto riguarda gli stili, io adoro Tintin perché è stato il primo a mettere un personaggio stilizzato, quindi che tutti si potevano riconoscere, in ambientazioni super mega dettagliate, quindi per sentirci noi all'interno di quei mondi. Secondo me il fumetto francese ha fatto un lavoro di immersione del lettore, di immersività fantastico, che io ancora adesso, anche per esempio anche Asterix e Obelix in maniera minore, però proprio Tintin è proprio l'avventura per antonomasia, personaggio con due occhi proprio neanche disegnati, due pontini, dove ogni faccia poteva essere la tua, e poi esternamente il dettaglio più vicino alla realtà. Noi siamo l'avventura, ed è qualcosa che ha creato tantissimi, poi anche Spirou e Fantasio, che qui in Italia non se lo conosce quasi nessuno, ma il fumetto d'avventura francese è proprio avanti, proprio perché loro avevano quello, gli piaceva quella cosa lì, le avventure, vivere qualcosa di fantastico, anche per i francesi sono noiosi, stanno nel baretto a mangiare le brioche, capisco che vogliono l'avventura, invece noi che ci avevamo i western e l'horror, perché noi avevamo quella politica italiana, quindi eravamo abituati a certi personaggi, e poi perché eravamo maestri dello spaghetti western, che era fantastico perché nessuno era buono negli spaghetti western, c'era un po', era una morale bellissima, tutti i personaggi erano negativi, ed è bello anche per questo. Quindi io credo che i termini siano nati non per questione geografica, ma per il primo utilizzo che è stato fatto del mezzo. Se il primo utilizzo è stato fatto per una ragione, quella ragione è diventato il nome, secondo me. E da questo punto di vista dobbiamo anche dire un'altra cosa. Io penso sempre, cioè chiaramente da editore e da grafico, perché comunque nasco grafico, mi devo sempre interrogare quando faccio qualcosa che nome dargli, cioè come identificarlo, anche se perché non è mai simile a qualcos'altro, non è mai uguale. Penso alle collane, no? Abbiamo lanciato Saturnia, Arte Viva, sono cose che devono, come dire, codificate in qualche maniera. Parlando di un discorso più ampio invece, più globale, se parliamo di smartphone e se parliamo di, in questo caso, iPhone, c'è un lavoro sì di marketing per differenziazione. E per il momento in cui tu stesso dai un nome a qualcosa, per quanto piccolo o anche poco importante sia, Apple in questa è maestra, perché ogni minima cosa che fa, minimo software, deve darci un nome suo. Che dopo nelle menti delle persone magari crea anche del casino, perché dici, cavolo, hai fatto una cosa simile all'altra, potevi chiamarla come l'altra. Loro dicono no. Io le chiamo differentemente perché l'ho fatta io, e quindi con delle caratteristiche leggermente diverse. Questo qui, da un punto di vista cognitivo, ha un'importanza strabiliante. Quindi se i francesi danno i nomi francesi alle loro cose, e noi italiani comunque abbiamo acquisito negli ultimi, diciamo, 5 decenni la grande, come dire, il grande vocabolario inglese, prima anche noi eravamo molto più taglioti, e da una parte anche per fortuna, però, come dire, dare un nome specifico alle cose non è sbagliato, perché ti aiuta a navigare nel marasma, soprattutto laddove l'offerta è sempre più grande. Poi il fatto di dire tu sei un persuasore, perché quando dici graphic novel stai già dando il tuo tono a quello che deve, cioè, a livello scientifico non è, cioè è un romanzo grafico. Punto. No, sì, perché poi che succede? Che va a finire a premio strega per sentirci migliori degli altri, mentre secondo me dovrebbero dare invece più importanza ai premi del fumetto, perché vedere, che so, una storia meravigliosa di Gipi che partecipa al premio strega, io sono molto molto fiero, però dall'altra parte mi rode il culo perché dicono Gipi è arrivato lì, come se uno che gioca a ping pong finisce a giocare insieme al Wimbledon con Djokovic. No, abbiamo c'è sta una come si chiama, un'arte, ha i suoi premi, il Micheluzzi e altri premi, il Boscarato, che sono premi del fumetto che dovrebbero diventare, o Angoulême, quello francese, no? Come il Festival di Cannes. Ci sono dei premi che l'Angoulême è un premio fantasmagorico come il Festival di Cannes. Perché noi, i nostri premi non vengono visti in questa maniera? Perché in America c'è il Will Eisner, che è il nome di un autore che non lo so, forse ne ho parlato prima, come premio l'Eisner, e invece noi, il nostro Micheluzzi, non viene visto così, tant'è che per dare importanza a un autore italiano bisogna aspettare che finisca in un altro campionato, in un altro sport.
perché il romanzo grafico, alla fine, vuoi chiamarlo fumetto, vuoi chiamarlo romanzo grafico, però fa sempre parte di quella famiglia, di questa bellissima roba qui, che si chiama, come lo vuoi chiamare, ma è questa roba qui. Quindi non, deve darci questa dignità, perché non voglio che uno vada a finire a dire, ah guarda, forse questa roba qui è carina, magari me lo leggo perché magari è simile al romanzo, quindi cerca gli stilemi del romanzo, come dicevo prima. Io faccio sempre parlo del cinema, perché il cinema è il media che più è entrato nelle case delle persone, è più codificato, le persone hanno più strumenti di codifica per capirlo. Però io non voglio che qualcuno, quando vede un film di supereroi o vede il cinema, quando prende il fumetto, cerchi il cinema. Bisogna cercare il fumetto, perché il fumetto ha tante armi al suo arco, così come nel romanzo. Il romanzo c'ha le sue robe. Non è un romanzo grafico, questo è un... quella cosa lì. Un giorno gli daremo un nome... Da qui però ci ricolleghiamo al discorso che stavi facendo prima, nonché quello che abbiamo avuto modo di accennare in una live qualche giorno fa, che poi ci ha portato in realtà ad organizzare questa, ovvero la sceneggiatura, ok, ma come viene pensato? Cioè, io l'altro giorno avevo detto, il fumetto può essere inteso anche come, da un punto di vista cognitivo per l'appunto, come un grosso storyboard di un film. E tu lì mi hai in chat giustamente un pochettino Corrado, attenzione, non è esattamente così. Allora che male. Ti chiedo, te da sceneggiatore, perché non è così? Non è così, devo fare un attimo una distinzione. Distinzione, poi capiamo perché non è uno storyboard di un film. Perché ci sono due cose separate nel mondo del fumetto, ma in tutti i media, che è la regia e la grammatica. La regia è quella che tutti noi conosciamo, come imposto una scena. Una scena può essere una vignetta, una scena può essere una scena di un film. Tant'è che l'unico punto in comune tra fumetto e cinema è quando tu definisci una scena, usi la terminologia del cinema. Campo lungo, campo medio, piano americano, che è quello che va sopra le ginocchia, quello classico dei western, per esempio, no? Quindi utilizzi la terminologia e si ferma lì. Perché la regia è come tu imposti una scena, poi c'è la regia del fumetto, che a differenza di quella del cinema è come imposti la gabbia. Perché a differenza del cinema, già questo lo differenza da uno storyboard, le vignette non sono uguali. E la dimensione della vignetta non solo è una questione grafica, ma è anche una questione a livello di storia, di narrativa. Vuole dire qualcos'altro un'immagine, una vignetta di una dimensione diversa. Quindi qua si parla di grammatica. Punto uno, la differenza. Quindi io parto dalle differenze. Ma tu prima hai parlato dello sceneggiatore come un regista. Esatto, perché tu stai impostando anche... Cioè, perché la differenza... Allora, la sceneggiatura del cinema, cos'è della differenza? Tu, quando scrivi la sceneggiatura del cinema, devi essere più privo di dettagli possibile. Perché se tu poco poco definisci troppo una scena, il regista ti chiama al telefono e fa: senti zio, vuoi fare il lavoro mio? Come vogliamo metterla? Guarda che ti licenzio subito. Perché nel cinema il regista comanda, lo sceneggiatore deve dare un imprinting, un mood, tra virgolette. Scena fuori, siamo in America, quartiere malfamato, due persone, una sulla trentina. Già se dici biondo, capelli corti, il regista ti chiama e fa: mi vuoi imporre il personaggio? Fammi capire. Mentre nel fumetto tu devi descrivere tutto al disegnatore, perché il disegnatore te lo deve creare quel mondo. Tutto no. C'era il mio professore di sceneggiatura, Giorgio Pellizzari, che mi diceva sempre: devi descrivere quello che serve al disegnatore. Il resto che non è importante lascialo a lui, in modo che metta la sua impronta. Quindi, che ne so, tu definisci un crollo di un palazzo. Se quel palazzo è importante, tu dici il crollo di un palazzo dell'Ottocento, ti faccio vedere l'immagine, la famosa reference della chiesa, a queste robe gotiche, perché quando cade i cocci si deve vedere il vetro. Se invece devi soltanto vedere un personaggio che esce da delle macerie, e tu narrativamente vuoi vedere la sofferenza di un personaggio che esce, dici macerie, basta. Una mano nervoluta esce dal dettaglio di una mano nervoluta che spunta dalle macerie, perché tu vuoi dare importanza a quella mano. Quindi è questa la differenza. Chi invece vuole imporre tutto è un casino. È come quando si tratta di sceneggiatore e disegnatore, è come un matrimonio. Se c'è uno che comanda a bacchetta, poi il disegnatore esce dalla finestra e ti tradisce con un altro, ok? Devi cercare di capire qua dove puoi dire tu, dove devi starti zitto e dove deve parlare il disegnatore, nel senso del tu narrativamente devi scrivere per l'opera, non per te stesso. Quindi cos'è che devo descrivere al disegnatore in modo che l'opera
narrativamente sia migliore, e cosa devo starmi zitto e far fare a lui perché un cambiamento da parte sua non compromette la narrativa ma gli permette di dare la sua impronta. Il matrimonio, amore. Allora ti faccio una domanda. Sì. La settimana scorsa abbiamo avuto come ospite Walter Trono, il quale è un grandissimo disegnatore, lavora per Bonelli e prossimamente farà anche un lavoro con noi, insomma, puntini puntini, si vedrà. Lui però, quando abbiamo fatto le nostre prime chiacchierate in maniera amichevole al bar, non parlando di lavoro, fumetto o quant'altro, mi parlava del processo che lo porta a sviluppare, o che comunque porta la redazione a sviluppare un contenuto, una sceneggiatura e un'idea, anzi da un'idea poi può portare a fumetto. E non è differente in realtà a livello redazionale di team di lavoro rispetto a quello che c'è nel cinema. Perché? Prima parliamo di autore completo. Allora, l'autore completo semplicemente se ne sta nella sua scrivania, scrive, disegna, scrive, disegna, scrive, disegna. Fa tutto, è un only one, è un one man show. Perfetto, suona la batteria, suona la chitarra, canta. Bene. Però poi dopo ci sono anche altri modi di fare la musica. Ed è che c'è un duo, c'è un trio, c'è un'orchestra e ognuno fa il suo. L'effetto musicale può anche essere molto simile da in certe tipologie di musica. Allora che mi chiedo, forse dipende anche dalla struttura dentro cui ti trovi tu, dall'ambiente dentro cui ti trovi. Perché se tu lavori con qualcuno da solo, te lo scrivi e te la disegni. Non lo dico in termini giudizio, assolutamente, però dico se vuoi fare una cosa da solo, la fai una cosa da solo. Altrimenti dici, no, guarda, Boban, facciamo una cosa, facciamo un lavoro insieme, e lo scrivo tu a disegni. Vabbè, ok, allora tu sai che devi richiamare alla memoria quelle tecniche di cui parlavi, no? Cioè qualcosa lo scrivo, qualcosa devo dire, qualcosa no. Però poi dopo invece dici, ma aspetta una cosa, io ho un amico che fa il costumista, perché ha studiato come si fa costume, ho un amico storico, che allora si occuperà dei contenuti storicizzati. Tu com'è che ti rapporti in questa cosa? Ti trovi in team di lavoro con 5 persone. Come se fosse in teatro. Come fai? Secondo me non è vero quello che... non è vero quello che hai detto. Adesso parla Francesco l'ingegnere, no? È un processo identico. Ci sono degli artefatti da costruire man mano nel processo produttivo di un fumetto. Molti sono mutuati dal cinema e molti invece sono fatti dallo sceneggiatore per creare un buco, cioè per colmare un gap tra due artefatti diversi. Facciamo il discorso pratico così si capisce la supercazzola che ho appena detto. C'è un soggetto che ha le regole del soggetto cinematografico, che è l'idea. L'idea non deve essere un ghirigoro di scritto. Infatti di solito i soggetti, io quando qualcuno me lo fa leggere dico sempre, do dei consigli, non essere descrittivo, cerca di essere il più semplice possibile, devi raccontare cos'è la storia e cosa vuoi dire, perché in una pagina devi riuscire a far capire qual è la tua opera. E quella roba lì la fa sia il disegnatore sia lo sceneggiatore, in caso sia un autore unico oppure c'è lo sceneggiatore, e va dato all'editore che dice va bene. Molti editori, se tu sei un duo, vogliono vedere la sceneggiatura. Se non sei un duo, molti editori, per esempio quello con cui sto lavorando adesso per il mio fumetto, vuole direttamente lo storyboard letterato. Letterato non vuol dire che ha studiato a scuola, ma è con i balloon. Lo storyboard è differente da quello del cinema, perché come ti ho detto, è vero che la regia e il nome sono identici, perché i nomi vengono mutuati da, però è soltanto una... vedi la struttura della tavola, vedi la struttura delle pagine, perché poi vedremo perché il fumetto non può essere come lo storyboard del cinema, anche perché devi avere una grammatica che ti porti a girare la pagina, comunque di creare questa cosa che sia un'idea di come sarà la messa in scena. Quindi quello che dicevo prima ha un senso, perché lo storyboard poi viene dato all'editore che dice sta scena la sistemi, qua c'è poco ritmo, queste pagine non si capiscono, nel senso che questa azione le potresti diluire un attimo perché non si capisce. Insomma, vede questo artefatto che è lo storyboard, quindi disegno di un fumetto disegnato male, però scritto con tutti i crismi. Che succede? Se invece l'autore unico va direttamente lì, ma magari lui si farà delle schemi, perché molto spesso c'è un'altra cosina che è il non so come definirlo, non so come viene chiamato, ognuno ha le sue... i suoi termini, no? Quella raccolta di paginettine che le vedi tutti insieme, che sembra un quadro espressionista di Pollock, in cui vedi un attimo come ti viene il fumetto da sfogliare. E prima ancora c'è la sceneggiatura che ti ho detto io, la sceneggiatura in cui tu dico
alcune cose le descrivo, altre lo mette il disegnatore, ma da quella cosa lì esce un artefatto dove sono le cose importanti per me, le cose importanti per lui, messe in uno storyboard, che è l'essenziale. Dopo ci sarà il superfluo, per far capire comunque all'editore cosa c'è. Quindi il fumettista unico fa questa cosa, la sceneggiatura in testa, e inizia a buttarla giù e si fa aiutare con degli strumenti che sono suoi, altrimenti c'è lo sceneggiatore che lo deve fare in una maniera per farlo capire al disegnatore, quindi ci deve essere una grammatica, una struttura codificata da tutti che si capisca, che è quella di come si fa lo sceneggiatore di un fumetto, è utilizzare i termini che ti ho detto prima mutuati dal cinema per descrivere una scena, mettere una pagina per ogni tavola di fumetto in modo che il disegnatore possa lavorare comodamente, perché anche la comodità è importante. Infatti, certo, molto spesso hai una pagina di fumetto davanti che rappresenta una pagina di fumetto, quindi sta a te, sceneggiatore, riuscire a racchiudere quello che vuoi dire in una pagina, in una tavola, non come un certo Alan Moore, non so se lo conoscete, fumettista da mai poco, sentito. Che lui fa 12 pagine per descrivere una vignetta, mi hanno detto, se sono leggende metropolitane, però io penso che possa essere vero. E quindi hai questo artefatto che è lo storyboard, che però si è dovuto creare all'interno una piccola struttura per arrivare a quel punto, per mettere d'accordo le persone. Quindi la differenza tra autore unico, per arrivare ai discorsi prima, e un gruppo di autori, è che ci sono dei passi in più per arrivare però agli stessi artefatti, che sono i punti chiave della creazione di un fumetto, cioè soggetto, soggetto esteso, perché magari vogliono sapere più cose, studio dei personaggi, studio delle ambientazioni, se le ambientazioni sono importanti, tipo in un noir, il noir ha l'ambientazione, certo, che è importante quando un personaggio, storyboard, fine. Poi ovviamente ci sono passi indietro, passi in avanti, se c'è qualcosa che non va bisogna sistemare. E c'è in più, quando si tratta di sceneggiatore, che tra lo storyboard e lo studio dei personaggi c'è la sceneggiatura, che deve essere in modo tale che il disegnatore capisca che cazzo vuoi dire, tra virgolette, perché sennò molto spesso uno dice guarda non ho capito, e c'è quella cosa brutta del ma che mi hai disegnato, scusami, perché... E quindi, ah, certo. Infatti a livello di dinamica, però appunto da quello che tu hai descritto non vedo praticamente nessuna differenza in realtà, se non in una forma codificata differente tra il metodo di ricostruzione di un cinema pre-ripresa e poi invece, dico cinema perché siamo arrivati da lì, ma ti potrei dire infatti, anche teatro, infatti non cambia niente. È l'artefatto che cambia, noi diciamo lo storyboard del cinema è diversissimo dallo storyboard, esatto, del fumetto. Esatto, no, infatti da questo punto di vista sì, ma infatti io dico, però quando magari uno ragiona, l'idea spesso può anche essere avulsa, cioè può anche essere una cosa che io voglio raccontare la vita di questa bottiglia. Poi dopo mi interrogo, qual è il medium migliore affinché sia più efficace la storia di questa bottiglia qua? Cioè da quando viene prodotta, quando viene bevuta e poi buttata via. Bene, idea, semplice. Lo faccio in un corto, lo faccio in un podcast, lo faccio io parlando davanti alla telecamera, posso farne un fumetto, posso farne un romanzo breve, posso farne un romanzo lungo, che cosa cavolo posso fare? E facendo questo tipo di trasmedialità, non so se ti è mai capitato di farlo anche semplicemente per esercizio o passione personale, quindi dello stesso soggetto provare a declinarlo in diverse maniere e vedere poi dopo dov'è che senti che matura di più e dove invece dici vabbè questa che è la cagata, la butto via. Questo qui è un esercizio che mi è capitato di fare e è lì che ho preso coscienza che determinati passaggi in realtà hanno tantissimo in comune. Poi dopo chiaramente ognuno ha le sue specificità disciplinari, questo è ovvio e deve essere così perché sennò tutto diventa tutto. Però fino a che non si assumono, non arriva a quel momento lì dove ok, siamo all'interno di questo medium e allora devo utilizzare, esercitare la professionalità di questa disciplina qui, fino a quel punto lì, se siamo su un livello anche superficiale, non sto dicendo di no, anzi, anche superficiale, ci sono dei punti di contatto molto forti. Beh, però, Corrado, io non voglio fare sempre Bastian contrario, perché sembra quasi che lo faccio apposta. Secondo me è diverso, perché io credo che ogni opera voglia comunicare qualcosa, no? È come dire che ne so, io mi voglio rilassare, allora mi devo trovare una bella poltrona che è inclinabile, così. Invece devo scrivere, mi serve una scrivania. Tutti quanti sono mobili, però ogni strumento ha le sue caratteristiche che meglio si adeguano a quello che voglio fare. Il fumetto è un media, quindi si parla di comunicazione. Cosa voglio dire? E come lo voglio dire?
Io ho scritto anche per il teatro, perché ho iniziato per il teatro, poi ho capito che la edizione sarebbe stata una roba insormontabile per me, perché non ce la faccio, è troppo difficile. C'ho sto accento, questa cadenza, è andata così, è capitata così. Poi ho detto, ho scritto un'opera teatrale, ho fatto dei corti, uno è diventato anche virale, che è quello Il Terrone a Milano, non so se l'ha visto. E poi, per quanto riguarda, poi ho fatto anche dei corti con Barba, e poi mi sono buttato sul fumetto, perché è il video che io... Barbaroffa, scusatemi, io dico Barba perché... Barbaroffa... Poi okay, c'è Barba, c'è Barba Scura, c'è Barbaroffa... C'è Barba Bianca, personaggio di One Piece, quindi capisco che... c'hai voglia! Allora, che succede? Io ho... In linea di massa, poi ho scritto il fumetto perché è quello che mi è più congeniale, lo conosco meglio, però ci sono storie che non ci starebbero bene, perché ci sono, esatto, ognuno ha delle caratteristiche, ognuno ha delle caratteristiche. Se io voglio comunicare, esatto, voglio tipo comunicare la passione di una persona, cioè i sentimenti detti a parole, è ovvio che quando scriverò quella storia io già penserò al teatro, perché è una cosa che viene normale, io voglio comunicare quella cosa, oppure io voglio comunicare tipo un tipo la confusione tramite diversi stili che si confondono, che però non diano confusione nello spettatore, che lo spettatore possa in qualche modo capire che c'è un ordine in quella confusione. Il fumetto, perché il fumetto, grazie al fatto che il tempo non me lo dà il regista ma me lo do io, do il tempo alle persone di rendersi di trovare districchezza che, nella confusione. Che sei il tuo regista? Perché cosa succede nel fumetto? A differenza del cinema e della radio, del teatro, il lettore ha un ruolo, come posso dire, attivo. Cioè il lettore è, tra virgolette, non viene di montatore, non è neanche quello. C'è un ruolo attivo perché lui deve dare il tempo di lettura. Lui deve far proseguire gli eventi, perché io non sto fermo così e film va avanti anche se non faccio nulla. E quindi ci sono dei meccanismi che devono cercare di coinvolgere il lettore a dire: ok, lettore, gira la pagina, ok, lettore, qui soffermati un attimo. Sì, però è uguale anche nel cinema, nel teatro. Cioè, perché i barbatrucchi ci sono ovunque. No, perché in questo caso come si dice, il lettore proprio fisicamente deve girare, fisicamente deve stare lì, perché altrimenti può chiudere e lo mette a posto. Ma voglio vederti, appunto. Fisicamente sono d'accordo, ma io non differenzio molto il fisico di una mano dal fisico di un livello cognitivo di attenzione. Se tu mi devi tenere lì a teatro, ma è un passo in più, è un passo in più. Voglio, perché prima la mente e poi la mano, cioè il film deve proprio, deve proprio essere una merda, infatti il libro è molto simile, perché il fumetto è un connubio tra diverse arti, come il cinema è un'arte aggregativa, arti, certo, è un'arte, certo, aggregativa, c'è la musica, quindi il sonoro ha la fotografia, cioè le luci in una certa maniera, ci sono delle fotografie che vanno in sequenza e danno velocità. È per quello però che dico che se tu però guardi un fumetto, di fatto è uguale, cioè nel senso ci va uno studio di luci, regia, inquadratura, esatto, soggetto, sceneggiatura, costumi, storia, scenotecnica anche da un certo punto di vista, cioè no, è un impianto. Certo. No, per il prodotto ci sta. In più, e quella è la cosa in più devi gestire le tavole, e quindi parlerò della grammatica adesso se vuoi, in modo che il lettore, certo, dica: ok, mo giro pagina, perché per quando tu me lo possa dire, girare una pagina, mettersi lì, leggere, è molto più faticoso che star così, perché un film per spegnere, per andartemi dal cinema, deve essere proprio una merda. Quanti film di merda hai visto al cinema che fino alla fine poi per uscire e borbottare? Perché tanto stavi comodo sul divano a guardarti, ormai sono qua, lo guardo. E quando i fumetti ti sei fermato dopo 20 pagine, no, non ce la faccio, basta, no. E l'hai messo lì. Quante opere, grazie all'inerzia del cinema, sei riuscito a completare, e quante opere fumettistiche hai dovuto interrompere perché quel passetto in più non sei riuscito a farlo perché la storia non ti prendeva. Cioè, la nostra vita è piena di film di merda, ma di fumetti di merda un po' di meno, secondo me. Mm-hmm. Okay, ti seguo. Oh no. Ti seguo, sì, ti ecco. Allora, c'è una grammatica particolare. C'è il cliffhanger. Allora, c'è la faccenda della pagina pari e la pagina dispari, che sembra un pochettino questa la pagina pari. Io mi permetto di citare un grande autore che è Scott McCloud, che non è l'ultimo degli Highlander, ma è un autore di fumetti americano. Un autore di fumetti americano molto importante, perché è stato il primo a dire: voglio fare un volume realistico, serio, su cosa vuol dire
fare fumetto, su cos'è il fumetto e cosa può dare in più rispetto agli altri. C'è stato anche Will Eisner, che mi sa che prima ne ho parlato, che ha fatto arte sequenziale, un ottimo manuale che è servito per sviluppare questo fumetto di Scott McCloud. Quindi che è successo? Scott McCloud ha fatto questo e ha detto una cosa che io credo veritiera. Il fumetto è un'arte giovanissima, giovanissima, e quindi non lo conosciamo pochissimo, perché abbiamo sempre mutuato qualcos'altro, sempre in corso qualcos'altro, ma in realtà ha delle regole sue. Quindi, leggendo Scott McCloud, ho notato poi, nelle sceneggiature, nelle cose, che il fumetto ha la tavola, deve fare a due scopi. Il fatto di doverti far girare pagina, quindi nella pagina pari, che è quella che hai, adesso prendo un quaderno, no? Questa è la prima pagina, questa è la prima pagina che leggi, che è la pagina di pari 1 e poi la pagina pari 2. Ora, nella pagina 1, che chiameremo quella senza bollino, nella pagina 1 ci deve essere il colpo di scena, perché la faccenda è che tu quando apri il fumetto vedi tutto quanto già, ti deve dare come suggerimento che il colpo di scena tu lo devi mettere soltanto in alcuni punti, quindi hai una restrizione nel ritmo. Nel fumetto, nel film, tu puoi far dire a Darth Vader quando vuole io sono tuo padre, perché tanto non l'hai visto già prima, non hai lo spoiler di 2 minuti di cinema ogni volta, cioè tu non hai sotto l'occhio quello che succederà entro 2 minuti ogni volta che lo vedi. Quello che tu stai mettendo in contrapposizione è la narrazione a doppia pagina contro invece, esatto, una pagina splash che occupa tutte e 2 le pagine. No, io proprio perché quando tu apri il volume del fumetto tu vedi tutte le vignette, c'è un colpo d'occhio, quindi se hai un colpo di scena qui c'è tutta la preparazione qua, cioè nella prima pagina tutta la preparazione a colpo di scena che c'è qua, te lo bruci. Tu devi fare tutta la preparazione qua e poi quando giri pagina ti deve venire voglia di girare pagina per dire, certo, ecco il colpo di scena. Così punto 1 non ti sei rovinato il colpo di scena, punto 2 hai creato un cliffhanger, che è quella roba del guarda, tipo all'ultima vignetta di sta pagina, Giorgio io sono, come, chi è? Quindi una roba appesa, il cliffhanger, giriamo pagina, lo voglio sapere. Ecco. Ma quindi non stai parlando di Stallone? Io, esatto. In realtà potrebbe anche, non so se è mutuato da lì, perché l'ha appeso in cliffhanger, lui rimaneva appeso, distruggeva tutte le Alpi, però vabbè, tutto, sì, tutto, perché non l'hanno voluto far girare lì in Alaska, non mi ricordo dove la voleva girare, l'hanno girato in Italia, perché in Italia come nei Simpson dacci esordi, vai, spacca tutto. Quindi che succede? Tu hai un'imposizione nel ritmo, quando tu scrivi un fumetto, una sceneggiatura, il fatto che tu stai lavorando su delle tavole, su delle vignette che sono possibili di lettura incompleto, ok? Certo. Devi gestire gli eventi in una maniera molto diversa dal cinema, diversissima, certo, e devi cercare, certo, di dare lo stimolo nel girare pagina, il cliffhanger, oppure anche il cambio di scena. Tu devi fare ogni tavola come se fosse un discorso completo. Perché se tu fai un cambio di scena all'interno di una tavola, il lettore non capisce, ma se gira pagina e vede un'altra ambientazione, istintivamente hai già nel suo cervello l'idea di sto girando pagina, sto cambiando, certo, qualcosa. No, certo. Quindi hai nell'imposizione del limite. Poi una cosa in più che ha il fumetto che non ha il cinema, che rende dinamico quello che non lo è. Io mi sono permesso di prendere un grande maestro dell'italiano. Ecco, che facci vedere qualcosina che so che hai da mostrarci. Sì, per esempio, il fumetto può rendere dinamico quello che non lo è. Se nel cinema tu hai un piano americano, adesso vediamo un attimo come posso fare per farvelo vedere. Share screen, eccolo qua. Condividiamo, si vede? Nero, sarà vero? Ok, so che se lo trasformo in icona non si vede più, ok, lo sappiamo. Allora, questo è il commissario Spada del maestro De Luca. Un grandissimo fumettista italiano che negli anni 70 scriveva per il giornalino un fumetto di un commissario che lottava contro la droga, le sette sataniche, per farvi capire come all'epoca si poteva fare anche certe robe sui giornali cattolici. Però cos'è che rende il fumetto magistrale? Una scena che nel cinema possiamo vedere che è un piano medio di due persone che parlano, che nel cinema sarebbe stato due che parlano e basta, qui diventa dinamicissimo, perché possiamo vedere che la strada, ragazzi, possiamo vedere la strada è un disegno completo, la strada è disegnata completamente e i due personaggi vengono visti sempre più vicino in modo che avanzano, noi vediamo proprio che avanzano camminando grazie al fatto che c'è la strada che ci dice dove si trovano in quel momento, quindi possiamo tranquillamente inquadrarli, ma possiamo dare il movimento e capire dove sono, certo, grazie al fatto che c'è un elemento grafico a fianco. Abbiamo reso dinamico
un dialogo in piano medio, che nel cinema sarebbe stato qualcosa di staticissimo. Quindi il fumetto può rendere, grazie alle tecniche, dinamico quello che non è dinamico. Per esempio, la dimensione delle vignette può dare tipo struttura, no? Adesso dico un attimo, la vignetta, se piccolina, se tu fai tante vignette piccoline dai confusione, dai velocità, se allarghi cerchi di stendere il tempo, perché sono i meccanismi mentali che ancora non abbiamo compreso. Ma si può anche narrare senza usare le vignette, per dare confusione, tipo De Luca ha fatto questo, ma De Luca ha fatto anche quest'altro. Adesso vediamo un attimo se me lo fa direttamente. Vediamo un po' se me lo apre. Lo si vede questo qui? No, devo per forza di farne un altro. Sono aprire tutte quante insieme e poi... Ah, giusto. Sì, hai ragione pure tu. Sono un minchione. Avrai ragione tu, citando un tuo corregionale, giusto? Conterroneo, mi piace dire. Conterroneo, perfetto. Allora, apri con... Allora, ok. Intanto che sistemi, cioè Yuri che ci fa una domanda. La sceneggiatura moderna di un fumetto è un adattamento della sceneggiatura americana? Non lo so da dove derivano le regole. Devo dire che i volumi, come dico, essendo una materia così, il media così bistrattato, molto spesso abbiamo dei volumi scritti da alcuni fumettisti che cercano di spiegare la sceneggiatura a grandi linee, cioè quello che ho detto io, cioè i termini, ma la sceneggiatura come sceneggiatura, io leggendo quella che ho letto in alcuni volumi supereroistici, dove ti mettevano alla fine la sceneggiatura del fumetto come contentino, come bonus edition, ho visto che è molto simile. È molto simile perché secondo me a un certo punto Scott McCloud col suo volume, che secondo me non pensava che sarebbe diventato così importante, ha dettato regole per tutti. Io penso che a un certo punto in un Far West è arrivato uno che ha sparato in aria e tutti sull'attenti hanno visto cosa ha da dire. Ma secondo me Scott McCloud, anche se per la sua importanza, è comunque un primo passo verso quello che potrebbe essere. Quindi io dico che in futuro potrebbe essere mutuata da quella italiana, se un italiano deciderà di fare un volume successiva con Scott McCloud per esplorare quello che di nuovo che c'è stato, oppure qualche altro paese. Però io sono sicuro che è mutuata dall'americano, perché per ora l'unico che ha detto mettiamoci d'accordo è stato Scott McCloud. Come nella cucina, noi utilizziamo termini francesi perché prima a dare una regola sono stati i francesi. Quando noi parliamo allo chef, il garmanger, lo chef sousier, sono strutture, sono ruoli all'interno della cucina mutuate in tutte le cucine del mondo. Ma perché mica, cioè, anche se non cucini francese, perché i francesi sono stati i primi a dare una regola, a dare una struttura e a dare un impronta. Diciamo che il primo che arriva vince. un pochettino, allora, invia, apri, cioè apri con, maledizione, allora. Abbiamo scoperto oggi che Fred apri. È un boomer di prima categoria. Voglio dirti una cosa, posso dirti una cosa? Io sono laureato in ingegneria informatica. Quindi puoi anche mandarmi a cagare. No, per dire che non voglio dirlo in... No, scusami, sono laureato in informatica, non in ingegneria. Sono laureato in informatica, ancora dico no, è diverso. Allora, ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. Vediamo un po' se... Gaia dice che anche lei è laureata in ingegneria informatica. Dice anch'io. No, e vedi, lei è ingegnere informatica, quindi mi odia perché sono informatico. Per entrambi possiamo fare l'esame di Stato per... No, in realtà stavo scherzando, perché Gaia diceva che so che è boomer. Ah, ok. Ce l'ho fatta, ce l'abbiamo. Allora, faccio una sempre carrellata nero, di cose che vi ho parlato. Vai. Ok. Cose che può fare il fumetto. Poi ho fatto una carrellata di cose, quindi andiamo veloci, perché è tempo del tirannosauro. Questo è Asterius Polyp, fumetto uscito di recente. Uno dei punti di forza del fumetto che può fare differenza del cinema d'animazione. Cinema d'animazione è tipo la differenza di stili. La differenza di stili può essere tranquillamente fatta nel fumetto, perché il fumetto è più vicino all'illustrazione rispetto al film d'animazione, che è più vicino al cinema, e quindi può mescolare. La persona è più portata a poter dare quel qualcosa in più per collegare le parti, perché un disegno è molto più interpretabile di un qualcosa di movimentato come cinema d'animazione, perché se un cinema d'animazione tu mescoli gli stili, devono essere ben amalgamati, altrimenti ti sembra un papocchio. Invece qua possiamo vedere come la differenza di stili mutuata dall'illustrazione diventa narrazione nel fumetto, quando quella è una scena bellissima dove un personaggio che vuole dimostrare di essere quadrato, cioè la natura del personaggio quadrata, una persona tutta ad un pezzo, un architetto di quelli che ragionano a scatole cinesi,
è visto tramite delle forme geometriche, mentre un altro personaggio invece è molto pieno di insicurezza e sfumata, non ha una sua, come posso dire, un carattere forte, quindi è un po' sfumato. I due iniziano a parlare, mentre parlano le due persone iniziano a crearsi quell'empatia, cioè iniziano a capirsi, tant'è che c'è un po' di uno nell'altro. E l'empatia che precede l'amore è descritta così in una tavola che poteva essere tranquillamente fatta muta e poi è soltanto fatto da un fumetto, perché questa è una caratteristica fumettistica, quindi non so se ho reso l'idea. Questo è Asterius Polyp. Questa è un'altra cosa che può soltanto fare il fumetto. A differenza dell'animazione, come dicevo, le tavole possono dare al lettore il tempo che vuole per vedere una scena. Una scena che magari dandole un'azione, dando un tempo noi, regista, potremmo togliere quella poesia e quell'empatia che il lettore può trovarci. Quindi qui abbiamo una splash page, un'unica immagine. Questo è Blankets di Greg Thompson. Blankets, anzi facciamo così, zoom, si vede, aspetta. Greg Thompson è un personaggio, è molto in Blankets. Greg Thompson ha fatto un fumetto quasi biografico. Lui è un disegnatore, voleva fare fumettista, no? E a un certo punto li costringono per una, come si posso dire, una l'educazione cattolica a dire i fumetti sono figli del demonio, li devi bruciare tutti. E quando lui decide di bruciare tutti i suoi fumetti e quindi cancellare qualcosa che lo riguarda, una parte di sé, vedi proprio che da sé una parte schizza via, va via dalla sua persona, non c'è più, perché tu stai perdendo quella tua parte, quella che è la sua creatività, attraverso i fumetti. E la vediamo in questa scena che è fantastica, in un fermo immagine che tu puoi stare qui a guardare e capire la violenza, che se fosse stato creato con un'animazione ci sarebbe stata una velocità che ci avrebbe magari non dato la concentrazione di vedere tutto insieme e di fermarci. Però non è un'illustrazione, perché è tutto basato su una storia che, se non ci fossero state le vignette prima, non avrebbe dato quell'importanza a questa immagine. Certo. Quindi anche questa qui è solo il fumetto ce lo può dare. Sì, poi, il tempo è importantissimo, quello che dicevi rispetto all'immersività del tempo che... E lì infatti io volevo criticare un pochettino quello che tu dicevi prima, nel senso che lo sceneggiatore ha responsabilità rispetto al tempo, all'invogliarti di girare la pagina. Ma poi, e qui poi faccio una domanda io che però rispondiamo alla fine, sì. È il lettore che la completa, cioè ti posso imbeccare, esatto, ma poi dopo è il lettore, quindi bisognerà ragionare. La mia domanda è, secondo te bisogna educare il lettore, come in teatro bisogna educare lo spettatore, al cinema bisogna educare chi guarda? Non lo so, vediamo dopo. Perché, per esempio, no, lo vediamo adesso, perché proprio tu sei venuto neanche a farlo apposta, no? Prendiamo la prima graphic novel di Bill Eisner, Contratto con Dio, nell'episodio 4, no? Vediamo che com'è che lo si aiuta il lettore, come lo si, sono tutti quei marchingegni, questi stratagemmi, perché come ti dicevo prima, la vignetta ferma è perché lo sceneggiatore diventa quasi lo psicologo del lettore, perché empaticamente tu ti fermi a guardare quell'immagine che riempie tutta la pagina, perché capisci che devi guardarla, perché è una cosa inconscia, cioè il lettore non va educato, è il media che riesce a fregare il lettore. Per questo dico che il fumetto è ancora giovane, perché deve trovare i metodi per dare ancora di più, cercando di capire come può darli coinvolgendo il lettore senza che il lettore lo sappia, e si chiama sospensione dell'incredulità. Se tu riesci a capire che stai leggendo un fumetto, devi metterci qualcosa in più, tu volontariamente esci dalla storia e capisci che stai leggendo un fumetto. Se invece mentre lo leggi vieni trasportato e lo capisci dopo a mente fredda, oppure non lo capisci affatto, che è la cosa migliore, certo, vuol dire che la storia ti ha preso. Vediamo qui Will Eisner, racconta una storia senza vignette. È tutta una storia che parte da parte da sopra, e grazie a Balloon tu riesci a capire qual è la sequenza da leggere. È un'unica tavola, ma in realtà è una sequenza. Ci sono, certo, i due personaggi che parlano qui del vestito, ci sono l'altro personaggio nella casetta che si stanno lamentando, e sotto la segretaria innamorata che sta prenotando, non vedo l'ora di andare in vacanza. E tutta questa storia qui viene vista grazie ai Balloon, che per un qualche ragione noi iniziamo a leggere da sopra verso sotto, come se fosse uno zigzag. Quindi grazie al Balloon tu prendi per mano il lettore, che leggendo si trova con l'occhio a guardare delle porzioni dell'immagine e arrivare fino a sotto, avendo letto una sequenza che tu potevi imboccare il lettore con delle vignette, ma che in questa maniera sei riuscito a farlo leggere come volevi tu grazie ai Balloon. Ma il lettore non se ne è accorto, perché se ti do questa roba qui da leggere, tu la leggi come la vorrebbe Will Eisner.
Sì, poi c'è un lavoro di composizione pazzesca che crea, è proprio il fulmine che ti invita a leggere come va letto. Bellissimo. Esatto. Poi vediamo un'altra, sempre le tecniche di De Luca, fantastico nel dare dinamismo quando non c'è. Vediamo qui proprio il personaggio che parla con un altro, che poteva essere tranquillamente una figura intera, due che parlano, e qui ci dà una dinamica fantastica nel cinema. Vammela a rendere. Che fai, come Michael Bay che mi giri intorno? Cioè, non si può fare. Quindi è viva il fumetto. Vedi come sono. Poi c'è l'ultima tavola. Viva il fumetto, è bellissimo. Fumetto. Aspetta, che c'era una tavola meravigliosa che volevo. Non lo trovo più. Non l'ho salvata più. Niente. Vabbè, me la sono dimenticata. Raccontaci. Niente. Quindi, no, proprio come poi De Luca ha fatto un'evoluzione di questa cosa. È riuscito in qualche maniera poi a dare un sassolino, perché quando si tratta di media, magari. Molte cose ci sembrano estemporanee, molte cose ci sembrano messe così a caso e poi diventano qualcosa di più elaborato. Mi viene in mente quando, per esempio, in un esperimento Will Eisner, anzi forse lo posso far vedere, in un esperimento Will Eisner ha creato una tipologia di tavola che è poi diventata uno stilema registico fumettistico. Ora vediamo un attimo se riesco a prenderla, eccola qui, mamma mia, sto diventando bravo adesso. Allora... Sto diventando quasi capace di fare le cose adesso, guarda un po'. C'è Gerico che prima ci chiedeva una cosa, ti chiedeva sì. una cosa e poi la, certo. come dire, l'ha sviluppata un pochettino. Ha detto, ma perché dicevi che la tavola della camminata, non questa, quella di prima, potrebbe essere inefficace nel cinema? E dopo dice, secondo me nel cinema si può fare, ma è chiaramente più complesso. Cioè, nel senso, parla proprio di tecniche e di operatività delle persone, in quanto mette in gioco ripresa, sound design, fotografia e quant'altro. Cioè, nel senso, non è una cosa che non si può fare. È un livello empatico differente. Cioè... Ma no, lo fai in maniera diverso. Io sto cercando di descrivere le differenze. Non, cioè, quello che può fare il fumetto in modo diverso, tu lo stai raccontando in maniera diversa. E magari, in un futuro, uno dirà, minchia, io voglio proprio il fumetto perché mi può dare quella storia in quella maniera. Sono stanco di vedere il dinamismo dato dal sound design, per esempio. Perché sono due tecniche diverse. E uno può decidere... quale la storia come la vuole leggere, perché come ho detto prima, adesso il fumetto è diventato comunque un bene di lusso, non è più il cugino povero del cinema, quindi deve dare quel qualcosa in più, di qualcosa di diverso, in modo che uno possa dire voglio leggermi un fumetto perché il fumetto è così, come il libro, perché mi leggo un libro invece di un film, perché tutti e due possono descrivere una scena, la stessa scena, ma tutti e due lo faranno in maniera diversa con le loro tecniche, certo. E i gusti delle persone decideranno se meglio una o meglio l'altra. Vediamo qui Will Eisner in The Spirit, prima che inventasse quel termine. Cosa ha creato qui Will Eisner? Will Eisner qui ha creato cercato di sperimentare, perché io immagino che lui 8 tavole al giorno, lui era pieno di idee, no? Doveva sperimentare. Quindi ha creato proprio una tavola che però è una casa dove vengono i personaggi, dove succedono questi personaggi, ma possiamo vedere che la casa, le stanze sono le vignette. Guardiamo le vignette. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono 9 vignette. 9 vignette messe così. Un'idea di Will Eisner messa così, geniale, ha portato poi successivamente Alan Moore a trasformare questa scelta in una scelta registica che molti autori, come nel cinema ci sono scelte registiche tipo la camera a mano, che posso dire i piano sequenza, a trasformare tipo Tom King, che ha fatto Omega Man, che scrive per DC, Batman, però soprattutto in Omega Man, in Miracle Man e in Visione, che sono i suoi 3 lavori più famosi, a utilizzare una regia a 9 tavole, che è mutuata però da un altro fumettino, che non so se chi lo conosce, aspetta, adesso è un po' meno famoso questo qui, capisco, aspetta, dov'è? Devo... Dove cavolo è? Non ce la faccio. Eccolo qua, lo vedete? Sì. Ok, che è The Watchman, non so chi lo conosce. Sì. Lui ha iniziato a dire, micchia, questa idea di Will Eisner mi piace. Sai che la tavola a 9 vignette mi piace come esce? È una scelta registica. Poi, da lì, da una scelta puramente estetica, è diventata una scelta registica, perché adesso ci sono molti fumetti fatti a 9 tavole, perché questa cosa qui è una sfida, non so come viene vista, non so cosa scatta in mente, perché a me piace esteticamente, però non so cosa possa dare in più, e anche questo è bello del fumetto, perché ci sono ancora delle cose nascoste, però praticamente mi piace, e c'è Tom King che adesso fa alcuni fumetti soltanto con
roba a 9 tavole come Miracle Man, che è un fumetto meraviglioso, che ha solo questa struttura, tutta nata da un'idea di Will Eisner, di quella cassetta, che ha fatto venire poi all'amore di dire va, proviamo a utilizzarla in un fumetto mainstream, e adesso è diventata una scelta registica come un camera a mano e come un piano sequenza. Quindi questo è anche bello del fumetto, che ha ancora molte cose da scoprire, basta una scintilla, basta qualcosa, certo. Non vedo l'ora di dire cosa ci sarà. No, sta cosa è bellissima. E devo dire che la questione dell'educazione alla lettura, nel senso educazione non in senso di istruzione, sì. Però di farti immergere in questi codici di cui tu oggi ci hai parlato in maniera veramente molto 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 profonda e interessante, e che potremmo andare avanti a parlarne per mesi, penso. In realtà siamo soltanto al primo pezzettino del corso. Cioè, quindi... appunto. Quindi facciamo tre sequenze, facciamo una narrazione a tre tavole. È qualcosa che però io credo che sia ancora più interessante trasmettere a chi legga, quindi non soltanto che siano dei barbatrucchi, cioè come quando un regista del cinema o del teatro ti fa un effetto visivo che ti lascia così, e uno lo può vivere in due maniere, cioè io da faccio l'illumino tecnico per la mia vita, quindi sono un light designer, vado a teatro, guardo un film al cinema, il mio occhio sarà legato a sempre a quello, no? Un pochettino che prende la tecnica della fotografia che ci sta dietro. Però poi dopo c'è la parte artistica di me che invece ne vuole carpire l'emozione, quindi prima guardo le emozioni, poi dopo cercherò di capire come diavolo avrà fatto, ma perché sono un lettore attento. Quindi secondo me per dare ulteriore slancio alla qualità narrativa tramite il disegno, bisogna coinvolgere di più, in maniera più attiva, chi scrive o disegna e chi legge, così da creare momenti di incontro e di sviluppo insieme. Ma secondo me questa roba qui c'è, però non deve, secondo me deve comunque non accorgersene il lettore. Io voglio fare un esempio che magari barbatrucco è una parola brutta che ci ha dato dei film sbagliati. Il lavoro del fumettista, come il lavoro di qualsiasi altro media di comunicazione, deve essere quella del mago. Una magia, certo. È qualcosa che tu ti stupisce ma non la capisci, ma se capisci il trucco, tutta la magia è soltanto un trucco di prestigio, diventa soltanto un trucco questo, di prestigio. Su questo non sono affatto d'accordo, invece su questo qui non sono affatto d'accordo, proprio per il fatto che se io conosco le tecniche e qualcuno mi fa capire come metterle da parte, perché magari non tutti sono nati saputi, perché tu sei mago. Immagina di essere soltanto un lettore che vuole meravigliarsi. No, io non voglio essere mago. Io voglio meravigliarmi al massimo per capire dove sta la magia dietro, cioè la magia nel senso di fumo, appunto, davanti a me. Voglio sparire mentre che leggo, mentre che guardo un film, e dopo, quando l'ho chiuso, l'ho finito, sono uscito dal cinema, mi godo l'emozione. Quando l'emozione è passata, dico ok, adesso mi vado a riprendere quelle 9 tavole e cerco di capire che perché mi hanno sconvolto in questa maniera. E lo faccio con dei codici. Capire. Sì, ma questo lo posso capire, perché per esempio la meraviglia può... Una cosa non esclude l'altra, ma tutte e due possono vivere separatamente. Per esempio io penso a... Adesso parlo certo, del cinema. Esatto. Parlo del cinema, io penso a Casino. Casino, il film di Scorsese, non so se è presente, meraviglioso. Mm-hmm. All'inizio c'è un piano sequenza stranissimo, dove nei piani sequenza c'è soltanto... ci sono due... come posso dire... Due attori, cioè nel senso il piano sequenza funziona perché tu devi capire chi è che sta guardando, se è un personaggio che sta guardando o se noi che stiamo guardando un oggetto durante il piano sequenza. Il fatto che l'attore, il protagonista del piano sequenza, cambia diverse volte durante il piano sequenza grazie anche alla voce narrante, che a un certo punto non si capisce se è un dialogo, se sta narrando quello che avviene, ma durante la prima volta che lo vediamo non ce ne accorgiamo e ci sembra meraviglioso questa meraviglia di piano sequenza. Soltanto dopo, rivedendolo ancora, dico ma come cacchio ha fatto, perché vedi cambia, torna indietro, passa avanti, quindi non è la persona che cammina che sta raccontando un ricordo, ma come fa a ricordarsi se in realtà sta questo qui non c'è, cioè scusami, allora non è uno che cammina, come fa a fare il giro attraverso il tavolo, quindi non è una persona che sta seguendo. E poi capiamo che il protagonista di tutto questo ce ne accorgiamo soltanto dopo averlo visto 3 volte, erano i soldi, perché noi seguiamo il passaggio dei soldi dal casinò fino a che non vengono spesi, e non è una persona, non è la voce narrante, ma noi seguiamo il processo dei soldi, è sopra un dialogo che racconta sì qualcosa che vediamo ma anche qualcosa che non vediamo, e sta scomposizione la capisci solo dopo che lo vedi tante volte, ma il processo di meraviglia di vedere questa scomposizione è bello a prescindere, così come se non l'hai capito è bello a prescindere, ma se l'avessi capito subito
avresti visto il burattinaio dietro e non ti avrebbe coinvolto. Io penso che il lettore non debba capirlo, e impegnandosi debba capire cosa c'è dietro, perché altrimenti c'è la sospensione di credulità che ti fa capire che sono dei fili che muovono. Quello accadrà sempre. Quello accadrà sempre perché ogni opera che è nuova e non è, già, e non è citazionistica rispetto a qualcos'altro, ti meraviglia sempre. Non è vero, c'è la logica. Per esempio, inevitabile. Ti faccio un esempio. Tu stai vedendo un film di maghi, Harry Potter, no? Tu sai che Avada Kedavra, com'è che si dice? Ti ammazza, ok? Avada Kedavra. Tu stai vedendo un film di maghi e quindi prendi per assunzione che vedrai dei maghi che faranno delle magie, ci saranno i draghi, e questa cosa qui non ti farà dire che è cazzata. Perché c'è una logica, ci sono i draghi, ci sono i maghi buoni, i maghi cattivi. A un certo punto tu vedi che la magia è sempre utilizzata per ammazzare, fa Avada Kedavra su un personaggio, lui non muore. A un certo punto nessuno ti spiega perché quello lì non muore. Manca un pezzo di logica. A un certo punto viene a dire che cazzata, e capisci che stai guardando un film, anche se stai guardando una roba di maghi, eccetera. Quindi non avviene sempre. Deve anche essere prima di tutto un lavoro di scrittura fatto bene, perché se non c'è logica, anche se vedi la cosa più assurda del mondo, non c'è una logica, oppure la logica ti mostra solo quello che serve da mostrare, il resto lo riesci a nascondere bene, non ti fa dire ma che cazzo sto guardando, questa cosa qui non mi torna, e quindi ragioni sulla storia, non ragioni nella storia, sei uscito fuori, ti ha perso il narratore. È quello è l'arte del narratore, dello sceneggiatore, del fumettista, di chi ha più ne metta. Sì. Frecate caro, siamo giunti alla fine di questo nostro bellissimo incontro, e ti ringrazio davvero per quello che hai detto, perché è sempre illuminante, insomma, chiacchierare con te, e vorrei chiaramente col tuo benestare che lo facessimo di nuovo, continuando questo discorso, perché alla fine l'abbiamo appena aperto, scartato un po' la caramellina, manca ancora tutto il resto. Ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito. Posso dare un consiglio di lettura? Sì, ma non fare gesti, mi dissocio dai gesti che fa Frecht. No, per chi vuole farsi una lettura, i volumi che consiglio, faccio anche... Allora, sicuramente ho citato prima Scott McCloud, che è Capire, fare, reinventare il fumetto, spiega il fumetto attraverso il fumetto. Sono tre volumi, la raccolta di tre volumi fatte da Bao. Però Reinventare vi consiglio di saltarlo, perché è stato scritto negli anni 90 e lui cercava di capire come sarebbe voluto il fumetto, quindi fa anche ridere quando parla di come che non si può leggere il fumetto online perché il 56K non ce la fa a sopportare le pagine. Quindi fa un po' di tenerezza. Poi i primi due volumi sono fantastici. Poi vi consiglio X-Ville, che è una storia a fumetti meravigliosa che fa capire molto di quello che il fumetto può dare attraverso l'amore che questa storia dà verso il fumetto. Quindi una storia a fumetti che ama il fumetto e vi fa capire inconsciamente cosa può dare e cosa può esprimere. Quindi una lettura consigliatissima. E poi per i dialoghi, che è la parte che non viene mai cagata da nessuno, questo libro che non parla di fumetti, si chiama Dialoghi di Robert McKee, che parla di dialoghi in tutte le declinazioni, film, TV, romanzi e teatro, in modo da capire attraverso il fumetto cosa c'è di diverso nel fumetto, e quindi vi dà lo strumento in più per, ok, i dialoghi da altre parti sono quelli, i dialoghi che ho visto sono questi, quindi la differenza è questa qui. Bello, bellissimo. È importante, secondo me, questo critico. Scusami, Corrado, se ti ho... No, no, hai fatto benissimo, perché sono tre volumi chiari, se uno li ha, si assume gli strumenti per poter poi dopo vivere a pieno, anche rispetto a quello che si diceva prima, l'esperienza fumetto. Quindi grazie a tutti quanti quelli che ci avete seguito. Abbiamo avuto anche un ospite, diciamo, in chat anglofono, che ci chiedeva, cioè, di cui stavamo parlando. Grazie Frecht, e a presto. Vi invito ad iscrivervi chiaramente a tutti i canali di Frecht, ai nostri. Oggi ci sarà The Frecht, THE Frecht, ecco, The Frecht, che è importante. E cos'altro? Ah sì, oggi ci sarà un grande annuncio sui nostri social, quindi tenete le antenne belle dritte, perché ci sarà da divertirsi. E ci vediamo lunedì, sempre alle 11 del mattino, con Mario Palladino di Quei Due sul Server. Quindi con lui chiacchiereremo, anche con lui chiacchiereremo di fumetto, perché lui comunque nasce come disegnatore di fumetti. Ciao Frecht, grazie mille, a presto, ciao a tutti! Ciao patatoni! Ciao!